Per la prima volta le aree protette calabresi hanno deciso di unire le forze per promuovere congiuntamente lo sviluppo turistico, economico ed ecosostenibile dei territori. Vediamo. Una rete tra i parchi e le riserve della Calabria per promuovere lo sviluppo turistico, economico, ecosostenibile e la conservazione della natura. A Cosenza la riunione tra i rappresentanti delle aree protette calabresi che per la prima volta hanno deciso di unire le forze. Un lavoro sinergico per creare un fronte comune con l'obiettivo di valorizzare e promuovere le bellezze naturali e paesaggistiche dei territori, esaltandone anche le diversità. Dobbiamo portare il nostro patrimonio naturale e dobbiamo raccontarlo all'esterno. Abbiamo un patrimonio naturale che è straordinario, ma siamo stati poco incisivi in termini di comunicazione. Noi riteniamo che questo patrimonio debba essere messo al centro delle politiche di incentivazione turistica e deve essere fatto con un'azione integrata di marketing territoriale, un'azione integrata che non guarda soltanto alle peculiarità di ciascuna area, quindi del Pollino, della Sila, delle Serre, dell'Aspromonte, di tutto il sistema dei siti di interesse comunitario, ma un progetto in grado di guardare all'intero sistema delle aree protette. Il Parco Nazionale della Sila ha impostato le linee guida per un piano di comunicazione e di marketing congiunto, un documento strategico che, come ha sottolineato il commissario straordinario del Parco della Sila, Soria Ferrari, spinga le aree protette insieme e possibilmente con un marchio comune sui palcoscenici internazionali. Finora organizzare tante realtà sembrava quasi impossibile. Adesso però l'ambizioso progetto comincia a prendere forma. Per la prima volta si mettono insieme tutte le aree calabrese per sviluppare un progetto di sistema di tutte le nostre aree protette. Si tratta di un progetto interessante, venuto fuori proprio dalla concertazione, dalla volontà della politica regionale per il tramite del governatore Mario Oliveri e dell'assessore Rizzo. Noi in particolare coordineremo proprio questo piano di comunicazione e di marketing, affinché le aree protette calabresi diventino protagoniste di quello sviluppo economico e sociale sostenibile della, Regione Calabria.